Edizione di dicembre di Travel News 24 che sostiene il progetto Il Cuore dell'Italia. Visiteremo dei posti bellissimi in questa regione, le Marche, territorio colpito dal terremoto nei mesi scorsi. Parte da qui la nuova edizione di Travel News 24. Siamo all'interno del caseificio della famiglia di Pietrantonio, qui a Belforte del Chienti, in provincia di Macerata, nelle Marche. E oltre al formaggio prodotto in casa, ci sono nel punto vendita anche dei prodotti provenienti dal territorio marchigiano, come gli oli, la lenticchia della Sibilla, pasta all'uovo e tantissimi prodotti che potrete trovare qui nel caseificio, ma anche su tastingmarket.com. Io adesso vi porto a Pesaro per la prossima notizia. A Pecchio, paese della birra. Oltre al tartufo, il prodotto simbolo di questo paese della provincia di Pesaro è infatti la birra, grazie ai produttori artigianali della zona. Una birra rigorosamente a filiera corta, prodotta con l'orzo di queste terre e con l'acqua delle sorgenti del Monte Nerone. Fa parte del circuito Città della Birra e tante sono le iniziative per promuovere sul territorio questo prodotto, come la strada dei birrifici che porta tu per tu con le aziende della zona. Tutte le informazioni dal sito vivereapecchio.it. Allora, mentre io ormai sono pienamente incantato da tutti questi prodotti, vi ricordo di venire al caseificio di Pietrantonio e di trovare questi prodotti anche su tastingmarket.com. Buonasera a tutti! È un onore per me essere qui al Teatro Ferogna a San Severino, nelle Marche. Tra pochi minuti andrà in scena la nostra rappresentazione che abbiamo preparato per voi, ma prima vi darò una notizia. In Trentino, per un'iniziativa che realizza quello che è un po' il sogno di tutti gli sciatori, cioè essere i primi ad affrontare le piste con la neve ancora intatta, all'alba, quando gli impianti sono ancora chiusi al pubblico. E Trentino Sky Sunrise, l'appuntamento che ogni sabato alle prime luci del giorno porta su una diversa pista della regione con tanto di colazione nei rifugi. Il primo appuntamento per questa stagione è il 6 gennaio a San Martino di Castrozza, poi si va avanti fino ad aprile. Tutti i dettagli per partecipare si trovano al sito www.visittrentino.it. Che lo spettacolo abbia inizio! Una caratteristica che rende unico questo meraviglioso posto, Relais Spa Borgo Lanciano, è sicuramente anche la scelta di prodotti di primissima qualità provenienti dalla zona, anche per i palati più fini. E adesso io vi parlo di Van Gogh e di una mostra interessantissima. I quadri di Van Gogh prendono vita. A Viterbo fino all'8 gennaio è infatti in programma Van Gogh Shadow, il percorso espositivo fatto di luce e video mapping che anima le tele del grande pittore olandese. Dalla camera ad Arles alle barche di pescatori sulla spiaggia di Saint-Marie, i soggetti dei suoi quadri più celebri diventano quasi reali. Per i visitatori un modo nuovo, coinvolgente e originale per entrare in contatto con le opere. Ad ospitare la mostra Van Gogh Shadow è Palazzo dei Priori e l'ingresso è gratuito. E allora questa è un'occasione di vedere l'arte in maniera interattiva assolutamente da non perdere. Dalle Marche è tutto, il nostro TG finisce qui. Mi raccomando, mandateci le vostre segnalazioni a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.